tornati. Adesso gli amici di Robitelli sono nostri ospiti con Federico Medagliani, Pietro Ginevra, Matteo Arisi. L'occasione è l'inaugurazione che c'è stata qualche giorno fa della nuova sede, la prima sede dell'associazione, ma naturalmente anche l'occasione di parlare delle tante iniziative che sono al lavoro, insomma, per cui state lavorando. Benvenuti intanto. Grazie. Come mai avete sentito il bisogno di avere una sede fissa? Ma principalmente perché c'era la necessità di avere un posto dove potersi riunire e di proprietà, tra virgolette, perché in realtà la proprietà del Comune di Cremona che ci ha concesso un affitto. Essendo un'associazione abbastanza corposa, comunque formata da più di 20 ragazzi, avevamo bisogno di spazi, tutte le volte noi dovevamo andare un po' a prestito da altre associazioni a noi vicine, come ad esempio l'ANFAS di Cremona, che continuiamo a ringraziare per tanta ospitalità. Esatto, sono stati molto molto gentili. E poi insomma abbiamo visto questa palazzina di Via della Nonna, abbiamo notato le potenzialità, il fatto che avesse anche un giardino esterno, una bella terrazza, abbiamo capito immediatamente che poteva essere il luogo giusto adatto alle nostre esigenze, che comunque sono sempre esigenze non solo organizzative ma anche aggregative. L'inaugurazione che abbiamo avuto sabato 7 ne è stata la dimostrazione, perché abbiamo avuto la possibilità di ospitare, sono proprio le immagini che stiamo vedendo, abbiamo avuto circa 200 persone che sono venute a farsi un aperitivo, a mangiare due spiedini insieme a noi, ed è venuta fuori una bellissima giornata perché c'era tanta familiarità nell'aria, c'era tanta voglia di stare assieme da persone un po' più grandi, gente attorno ai 30 anni come noi, tanti bambini, insomma, si è stati bene. Era un bel giorno, perché era anche il compleanno di Roby, è stata una festa un po' per tutti. Ecco, ed è stata anche l'occasione per cominciare, insomma, a concentrare tutta quella che è l'organizzazione dei tanti eventi che state organizzando, che organizzate ogni anno. Cosa c'è in serbo? Cosa c'è nel... Beh, principalmente c'è chiaramente il Memorial Robitelli, che si svolgerà dal 24 al 26 di giugno tra Parco Sartori e il Parco delle Ex Colonie Padane. E questo è un po' il fulcro del nostro lavoro, della nostra associazione. In più, abbiamo avuto l'occasione di presentare un'attività di volontariato che stiamo promuovendo, che tra l'altro domani ufficializzeremo assieme alle Botteghe del Centro, che è la vendita di queste magliette, che quindi abbiamo anche bellissime magliette oggi, mostrate bene le magliette che indossate, giustamente, così. Perché non abbiamo preparato assolutamente niente, è un caso che siamo venuti tutti e tre con tre magliette differenti, che sottolineerei che sono anche in tre colori differenti per ogni grafica. No, in realtà abbiamo organizzato un contest grafico rivolto agli under 30 di Cremona, perché sappiamo che c'è tanto talento in questa città, ma magari poche possibilità di esprimerlo fino in fondo. E abbiamo scelto quattro grafiche in realtà da riprodurre poi su magliette, e che andremo a vendere, e il ricavato andrà tutto in beneficenza all'associazione Famiglia Sempre Africa per la costruzione di una casa famiglia in Kenya. Ecco, allora, io non vedo bene l'ultima, però qui abbiamo una Cremona stilizzata. Esattamente. Qui abbiamo un pallone da basket che non può mancare. Nella tua invece cosa c'è? Ah, ok, abbiamo l'impronta di una scarpa, ovviamente da basket. Sì, diciamo che il tema c'è sempre. La quarta è c'è sempre un pallone da basket che gira. La prossima volta, comunque, domani alle 9, alle 7 e mezza ci sarà la presentazione. E quindi scopriremo di più su questa iniziativa. Però intanto quello che incuriosisce è anche il torneo. Esattamente. Il torneo. Raccontaci qualcosa, dacci qualche anticipazione. Beh, come ha già anticipato Federico, si terrà sui tre giorni, quindi come l'anno scorso, 24, 25 e 26 giugno. La prima giornata sarà dedicata interamente ai bambini, per cui avremo il primo torneo dedicato ad Under 13 alla mattina, mentre il pomeriggio ci sarà una grande festa per i bambini dal 2005 al 2007. Che coinvolgerà tutte le società del territorio. Si prosegue poi con il sabato, dove ci saranno il torneo under classico, introduzione, quindi new entry, torneo femminile, per il quale abbiamo già avuto un po' di iscrizioni anche di un certo livello,
e il torneo senior. Riempiamo poi con 3-point shootout competition, All-Star Basket. Quest'anno avremo qualche novità, per cui ospiteremo la selezione di Lombardia Nord, quindi del milanese, si sfiderà contro appunto gli All-Star di Cremona. Per proseguire poi la domenica con tutte le finali e la gara delle schiacciate, con premiazione e tutto quanto. I gadget, le idee. Quelli non mancheranno mai. Perché ogni anno c'è sempre una sorpresa, c'è sempre qualcosa che poi diventa la tendenza dell'estate. Esattamente, no? C'è stato esattamente. Un anno con gli occhiali, ne avete avute occhiali, degli occhiali, quest'anno cosa state... Stiamo producendo, non vogliamo dare troppi abboccamenti. Comunque sappiamo già che seguendo il torneo che ci sarà a fine giugno si scoprirà qual è il must dell'estate. Però non è solo sì, solo non basket. C'è solo torneo di contorno al Classic Streetball Memorial Robitelli. Quest'anno per il venerdì, come l'anno scorso, abbiamo il Tanta Roba Free Music Festival, che diciamo offre qualcosa di a livello musicale. Ci tengo a precisare free music perché il festival è completamente gratuito e di conseguenza noi cerchiamo di impegnarci al massimo proprio per dare qualcosa di differente rispetto a quello che a Cremona diciamo un po' scarseggia o comunque non è diciamo a livello. Quest'anno abbiamo numerosi gruppi, tra cui i Mellow Mood, i Calcutta, i Selton, i Disor Cyanide e i Coen. E ci sono due gruppi, questi ultimi due, che sono a livello cremonese, e quindi ci aspettiamo comunque per il venerdì che ci sia un folto pubblico, perché essendo gratuito necessitiamo proprio di essere supportati dai nostri... Beh, diciamo, giusto così, no? Tanto di solito avete sempre un seguito. Quanta gente c'era all'inaugurazione? C'era veramente tanta gente. Sì, sono stati circa 200 persone, su per giù. E quindi insomma... Speriamo comunque di... Direi che moltiplicandolo per l'evento dovrebbe no, fare un bel numero. No, speriamo davvero di sì, perché sicuramente i gruppi che ha citato Matteo sono gruppi di fama internazionale, nazionale. Prendo l'esempio di Calcutta, che probabilmente il suo album mainstream è considerato album dell'anno nel panorama italiano. Insomma, comunque si parla di un livello qualitativo elevato. Dobbiamo fare il conto che l'anno scorso abbiamo avuto Gammon come ospite principale, abbiamo avuto un ottimo riscontro, speriamo di fare qualcosa ancora di più, a dire la verità. Chissà Robby, vedendovi dall'alto, cosa penserà di tutto quello che avete costruito? Beh, penso che lo immagino sorridente come al solito, nel senso che sicuramente il fatto che tutto questo baraccone che ci portiamo dietro si è intitolato a lui, comunque porti il suo nome, che le persone che ci stanno attorno hanno imparato a volergli bene pur magari non avendolo conosciuto fisicamente, credo sia una soddisfazione, ma soprattutto un merito suo, che evidentemente aveva seminato molto bene. Beh, quello sicuramente. Grazie, naturalmente non avremo modo poi di parlare, di ricordarvi tutti quelli che sono gli appuntamenti con gli amici di Roby. Grazie. Certo. E quando è aperta la vostra sede? Si può venire a trovarvi? Attualmente per appuntamento. Per appuntamento? Perché non siamo ancora così strutturati. Ma in realtà da qua a giugno sarà aperta spesso, perché qualcuno ci sarà sempre dentro. Adesso i tempi sono molto più serrati, diventa un vero e proprio lavoro, pur divertente, ma un lavoro a tempo pieno. Allora grazie, naturalmente in bocca al lupo e buon lavoro a Federico Medagliani, Pietro Ginevra e Matteo Arisi. Ci dobbiamo fermare qualche istante, tra poco Giovanni Palisto.